fa parte di quelli che, sia nel confronto agonistico che nel trasferire la propria esperienza nel settore che ama, divengono gli intramontabili. C'è solo un dubbio: sapere se sia stato più grande prima o adesso. Il dubbio sarà sciolto dal tempo. Premio internazionale, categoria personaggi a... Roberto Brunamonti. Vieni in video, consegna il premio Sandro Fini, titolare della ditta Fintes, accompagnato dal vice sindaco di Arezzo, nonché assessore alla cultura, Paolo Nicchi. Guarda le immagini. Nazionale italiana. Salve. Allora, la TADUC, diamo prima la pergamena da parte di Sandro Fini, della Fintes, a Brunamonti, grazie, e poi diamo la targa da parte dell'assessore alla cultura del Comune di Arezzo, Paolo Nicchi. Teo, è tutto tuo! Roberto Brunamonti, una carriera lunghissima, 21 stagioni in Serie A, 4 scudetti, di tutto, hai vinto, c'è qualcuno che ha vinto più di te in Italia nel basket? Beh, Dino Meneghin credo che abbia vinto più di me. Beh, vedete i grandi campioni? Che fanno un saluto sempre anche agli altri grandi campioni. E adesso, da allenatore, subito soddisfazioni. Quindi, una carriera che continua, non si ferma mai. Infatti il dubbio era, sarà più grande prima o dopo? Non lo so, certo sarà molto difficile poter ripetere le cose che ho fatto da giocatore, però ci proviamo. Qual è stata la più grande difficoltà nel passaggio? Da essere in campo a essere fuori dal campo... e sbraitare, arrabbiarsi, urlare, soffrire per tutti gli altri. È che delle volte si fa fatica a rimanere seduti, si vorrebbe andare in mezzo al campo a giocare con gli altri. Viene ancora voglia di farlo in Italia? Sì, molto. È dura, combattersi. Qualche volta ti viene la voglia di dire, ora entro io e risolviamo. Sì, infatti. E lui potrebbe risolvere. Roberto Brunamonti, complimenti. Ciao, grazie.